nostro viaggio in Molise è ancora a San Martino in Pensilis. Oggi è il 1° maggio, il momento della distensione dopo la corsa dei carri che ha visto per il 2° anno consecutivo la vittoria del carro dei Giovanotti. Tra poco ci sarà il momento significativo, un forte coinvolgimento con la laudazione, quindi i 3 carri che arriveranno qui sul sagrato della chiesa di San Pietro Apostolo vestiti a festa. Poi la consegna del palio al carro dei Giovanotti, lo vedete alle mie spalle. Allora raccogliamoci tutti insieme, restate con noi per seguire anche questa puntata di Viaggio in Molise. Del nostro santo patrono Leo, corriamo sempre con nuovo slancio sulla strada del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. San Leo, prega per noi. Tocca Corriere, tocca Sud Mona, tocca Lucar de Sante Leone. Incontriamo il parroco di San Martino in Pensilis, Don Nicola Mattia. Oggi 1° maggio si è concluso il momento agonistico ieri con la corsa dei carri che ha confermato per il 2° anno consecutivo la vittoria del carro dei Giovanotti. Oggi c'è maggiore distensione e condivisione e tra poco ci sarà un momento significativo e particolare, quello della laudazione e dunque la consegna del palio. Don Nicola. Sì, il momento ieri prima della benedizione, poi del gesto del pellegrinaggio, come avete visto, come avete fatto vedere a tutti tramite la vostra emittente, i carri sono andati fino al luogo della partenza, allo start, sono andati a passo d'uomo, accompagnati dall'intero popolo, perché questo era un vero e proprio pellegrinaggio ai luoghi in cui San Leo è vissuto. Il ritorno è stato il momento agonistico. Però in verità i due momenti, quello cultuale e quello agonistico, si fondono nella celebrazione di un unico popolo. Il momento di questa sera è il momento della lode, del ringraziamento a San Leo perché tutto è andato bene. Approfittiamo per salutare le persone che hanno avuto qualche piccolo incidente, niente di irrisolvibile, grazie a Dio. Invece in questo momento i carri verranno vestiti a festa, insieme con loro verrà anche il carro di Jelsi, una traglia, a rendere lode al santo patrono con il canto antico della Carrese. Il canto della Carrese è un canto molto antico nel quale in più strofe si inneggia alla comunione dei santi. Questi gesti di fraternità probabilmente l'avrete notato anche ieri sera alla fine della corsa quando si è stabilito il vincitore, però gli abbracci, gli auguri erano anche tra i carri avversi, perché è un agonismo sano, veramente sano come sanno questo popolo. Quindi questo gesto della comunione con il santo diviene quasi un apice e il vero completamento della corsa di ieri pomeriggio. Mentre cantiamo la Carrese, chiedo a tutti quelli del carro di venire
a laudare San Leo, a venire a dare un bacio a San Leo. L'ultimo o gli ultimi prendono il palio. E da San Martino in Pensili si conclude anche questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla giornata del 1° maggio con la laudazione e la consegna del palio al carro vincitore. Vi ricordiamo che tutte le puntate di Viaggio in Molise sono disponibili anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico Molise Mio. Cercate le nostre frequenze anche in Abruzzo.